Buon salve e benvenuti in questo nuovo video. Sono le 10:30 del mattino, è domenica e io sono già sveglia da un sacco di ore, tipo dalle 7. Nonostante io ieri sia andata a letto tardi, nonostante io oggi volessi riposare, volessi dormire, no, il mio corpo ha deciso di svegliarsi la mattina presto. Ho passato le ultime ore a sistemare un po' di video, insomma, a fare cose tranquille. E ora sto per andare a fare brunch qui in campus, perché durante la settimana c'è la colazione, sabato e domenica c'è il brunch, quindi andiamo a provarlo perché ho un certo languorino. Io davvero non so come fanno le persone a non fare colazione, cioè io mi sveglio e il mio primo pensiero, la mia prima necessità è fare colazione. E niente, poi visto che è una bellissima giornata, oggi sicuramente andrò in centro, vorrei affittare una bici e girarmi per bene Central Park e magari anche andare alla Statua della Libertà, vediamo. E questa sera ho in programma con le altre ragazze di salire sull'Empire, che c'è tutta la vista su New York. Ci sono un paio di grattacieli su cui voglio salire, l'Empire sicuro, poi anche il Summit e il The Edge. Comunque adesso priorità alla colazione, al brunch. Devo assolutamente comprare un olio per capelli oggi perché sono diventati tutti pagliosi. È che non potendoli asciugare, asciugandoli all'aria, piastrandoli, poi sì, se ci diventano tutti... Uffi. Let's go! Comunque a New York ci sono davvero un sacco di cose da fare. Cioè io sto un mese e secondo me riesco a far tutto, però in meno tempo è difficile fare tutto, cioè ci sono un sacco di cose da fare. Meglio 3, 2, 1 No, 2 1 Questo è il mio brunch, ho preso 8 milioni di cose, dai. Direi che è arrivato il momento di prepararmi al volo per andare, sono già le 2:30 quindi è già abbastanza tardi. Però in compenso ho sistemato tutto quanto, ho sistemato dei video, ho sistemato la camera. Però ora voglio andare. Sono prontissima, questo è il mio outfit di oggi. Ho messo cappellino leopardato, body bianco, pantaloncini di jeans e poi stivali, questi qua marroncini che sono stra comodi. Let's go! Dal campus alla stazione sono più o meno 20 minuti a piedi, quindi ora vado in stazione e poi vado a New York. È una bella passeggiata tutta nel verde. Oggi ho proprio voglia di fare un po' di cose del genere, tipo camminare, andare in bicicletta. Voglio prendermela per 2 orette a Central Park per girarmelo bene con calma, perché è gigante e a piedi ci vogliono veramente tantissime ore. In bicicletta mi hanno detto che in 2 ore dovrebbe essere fattibile. E a Central Park c'è anche il posto dove si sono sposati Chuck e Blair. E poi per il tramonto mi piacerebbe andare a Dumbo, che è uno spot vicino al ponte di Brooklyn, da cui in teoria, soprattutto al tramonto, ci dovrebbe essere una vista spaziale. Oggi così, vibes un po' Dora l'esploratrice. Welcome to Terrytown. Quasi quasi mi fermo qua a prendere uno smoothie. Eccolo, mi sono presa uno smoothie con fragola, banana e tipo proteine. Sta arrivando il mio treno, io ho quasi finito il mio smoothie, devo dire molto buono. E soprattutto mi sento molto American, cioè mi dà molto American vibes girare con il bicchierone di smoothie. Così, sbam, non vedo l'ora di arrivare in città. Arrivata in stazione. Questa è la parte sotto della stazione di Grand Central, che è gigante con tutti i ristoranti, tutti i bar. Sono appena stata anche in bagno, strapulito. Comunque ora sto capendo cosa fare, se andare a Central Park, se andare dopo sull'Empire oppure se andare col traghetto vicino alla Statua della Libertà. Boh, ora devo capire. Niente raga, oggi giornata confusa, alla fine non andrò più a Central Park, ma ci andrò una di queste mattine con calma, voglio starci anche 3-4 ore, cioè voglio proprio perdermici dentro. E invece oggi, visto che c'è bel tempo e c'è un bel tramonto secondo me, andrò con un traghetto vicino alla Statua della Libertà a vedere il tramonto lì, che secondo me è pazzesco e quell'area lì non l'ho ancora vista. E sull'Empire non so se ci andrò oggi, vediamo, oggi un po' alla giornata. Ci sta, mi piace a volte vivermela così e vedere quello che capita. Tanto comunque di tempo per vedere tutto ce ne ho. E niente, perciò ora andiamo a prendere la metro. Tan tan tara. Prendiamo la metro. Io devo prendere la numero 4. Amici, sto prenotando ora una serata stand up comedy per stasera. Proviamo questa Subway Experience. Eccoci alla stazione di Wall Street. Ora ho da fare una decina di minuti a piedi per arrivare al traghetto. Sono stragasata anche per la serata stand up comedy. Ci volevo troppo, troppo andare. Secondo me è una cosa molto iconica da fare qui in America. Ho 9 minuti per arrivare qui. Eccoci, è qui la partenza del traghetto. Raga, qua c'è lui. Così. No, ti prego. Mi mettono ansia, questi pennuti. Lì ci sono delle persone che vanno con i jet ski. Bellissimo, lo vorrei fare. Eccola lì la statua.
Raga, sono sul magico traghetto. È un traghetto che fa un giro di un'ora gratuito, da cui si vede la Statua della Libertà, la città, il Ponte di Brooklyn, eccetera. E anche se in realtà alla Statua della Libertà ci voglio andare una volta per bene in questi giorni, perché si può andare un po' sull'isola della statua. Da qua si vede, cioè la si vede solo da lontano, però comunque ci sta. Eccola lì la statua. E poi c'è lui che mi mette abbastanza ansia, perché è da mezz'ora, quasi, no, da 10 minuti, vabbè, che è qua sopra di noi. Non si muove, è qua, ci guarda. Ci manca solo che mi caga in testa un uccello e siamo proprio al top. Però la vista è molto bella, merita. Questo traghetto lo prendono in molti proprio come mezzo di trasporto per andare da una parte all'altra, anche per andare a lavoro, eccetera. Chi vive da una parte prende il traghetto perché è il mezzo più veloce per attraversare. Qua, amici, c'è un campo da basket in mezzo alla città e ci sono loro che giocano, stra good vibes. Siamo fermati un attimo in un negozio super carino, tutto rosa, tutto super carino, e penso che prenderò una maglietta con scritto New York, New York, New York, New York, e degli occhiali da sole, perché non ho qua neanche un paio di occhiali da sole, perché a me gli occhiali da sole stanno malissimo, però questi secondo me sono carini. Guardate che carino anche il negozio. Raga, sono ufficialmente sul ponte di Brooklyn. Guardate che bello, lo stiamo attraversando per andare a Dumbo, che è quel posto panoramico super famoso di cui vi ho parlato prima. Bellissimo. Questa è la vista da una parte e questa dall'altra. Andiamo avanti. Loro mi fanno morire che si appendono per fare le foto. Famoso Dumbo spot, che però rende molto di più di giorno, quindi voglio tornarci una mattina. E quello lì in fondo è l'Empire. Non so veramente che dire, cioè tutto troppo bello, tutto troppo surreale. Volo, qua c'è una partita di basket sotto il ponte. Ciao. Ho preso il mio solito Shack Burger amato. Signori, ecco a voi il paradiso. Wow. Vi giuro, vorrei aprire una petizione per mettere Shake Shack anche in Italia. È devastante. Raga, sono in metro e ho incontrato un sacco di amici, amiche. Eccoci qua, conquistiamo il mondo. Raga, che ridere, stasera sono venuta a una serata stand-up comedy super americana. Sono tutti americani e quindi niente, sono stracontenta perché è proprio un'esperienza tipica. Qui vanno un sacco di serate stand-up comedy e niente, mi sto stra divertendo, ora sono un attimo in bagno, però stra divertente. Raga, abbiamo reincontrato le queen della festa. Sono davanti a noi. Che grandi, le amo, le amo. Eccoci qua in quel di Times Square. Come vedete, ora insomma la situazione è un po' più sporchina. Comunque c'è gente veramente inquietante. Questo ha la maschera da clown. Back to Grand Central Station. Che strano, Grand Central è completamente vuota. E quello è il nostro binario. Ora sono veramente stanca e fa un caldo allucinante. Sono qua dove c'è il binario, il treno, ma non aprono il treno e dentro il treno ci sono tipo meno 28 gradi e qui più 56. Vorrei solo sedermi. Non c'è nessuno, è deserto. Questa cosa è veramente grave. Questa cosa è molto grave. Allora, noi stiamo attendendo Luis, ma è fermo. Luis non si muove. Ti prego, sei la nostra unica speranza. Ecco, siamo sotto. Il nostro salvatore è arrivato a prenderci. Appena arrivata in camera sto morendo di sonno, quindi ora mi sistemo e vado a dormire, anche perché domani devo andare a lezione alle 8:30. Ora sono le 3:15, quindi
direi che è ora di dormire. Vi mostro prima al volo quello che ho preso al negozietto super carino e poi dormo, perché veramente non connetto più, sono cotta. Però giornata stupenda veramente. Allora, questa è la maglietta che voglio sfoggiare in questi giorni assolutamente, con scritto New York, New York, New York, New York, New York. E questi sono i sunglasses. Comunque qui in America vi consiglio tantissimo l'app Lyft, è veramente la salvezza e secondo me è molto meglio di Uber. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!